Non serve che vi dica chi è questa bella donna che è venuta a trovarci, Eleonora Buratti, ben arrivata Eleonora. Buongiorno Cristina. Giornalista, scrittrice della Dieta dei Mestieri insieme al dottor Carlo Giolo. Ricordiamo naturalmente questo ampliamento che avete fatto di una nuova edizione della Dieta dei Mestieri. Sì, una cinquantina di pagine in più, qualche mestiere in più e qualche piccola curiosità che abbiamo trovato in questi ultimi 2 anni. Ecco perché insomma non stanno fermi un attimo questi ragazzi, che vi devo dire. Cara Eleonora, oggi con te parleremo del finocchio. Parliamo del finocchio, sì. Parliamo del finocchio, del finocchio selvatico, perché certo. Prima nasce come finocchietto selvatico. Sì. Ti piace il finocchio moltissimo, selvatico? Moltissimo, moltissimo. Finocchio selvatico nasce nella zona greca, nel Mediterraneo, poi viene portato in Italia dai Romani. C'è sempre questo passaggio qua. I Romani conquistavano e portavano esatto, a casa. E portavano tutto a certo. Casa, tutto quello che piaceva, tutto sì. Quello che... Poi Plinio il Vecchio ne scrive chiaramente, ne scrive nella sua opera più importante, dove descrive appunto le caratteristiche di questa pianta. Lui aveva notato che poteva fare bene alla vista perché i serpenti, nel momento in cui facevano la muta della pelle, sì. Si strofinavano contro le piantine del finocchio selvatico. Per riacquistare la vista, perché nel momento della muta perdevano un po' la vista. Ecco perché anche noi lo consigliamo proprio per questa caratteristica, appunto, per la vista. Poi era considerato anche un afrodisiaco. Aumentava la potenza sessuale, per cui chiaramente i gladiatori subito se lo sono fatti quintali certo. lo hanno associato, insomma, lo hanno inserito nella certo. Loro alimentazione. E a dare manforte a questa che pareva inizialmente solamente una diceria, arriva anche la scuola salernitana, la più importante, diciamo, scuola medica del Medioevo, a dire che effettivamente associando semini di finocchio a un bicchiere di vino poteva l'uomo anziano sì. Ritrovare la il vigore abilità. Della sua gioventù. Ma pensa! Sì, non si sa poi a questo punto se era il vino o se perché effettivamente... Però è interessante, voglio però, dire. Sì, certo. è stata confermata questa cosa. È comunque l'ortaggio meno calorico in assoluto che abbiamo. Questa è già una bella cosa, sì. Vedi? Nel passaggio che c'è dal finocchietto selvatico sì. Al finocchio come noi lo conosciamo oggi, con la parte, diciamo, quella bianca, esatto. Carnosa, il grumulo che viene che mangiamo, cioè, quello noi in effetti. Sì, sì, noi mangiamo quello. Poi esatto. I resti vengono dati alle bufale per migliorare il sapore della mozzarella. Pensa, davvero? Sì, non si butta via niente. Vedi, del finocchio. Interessante questa sì, cosa. Del finocchietto selvatico si consuma tutto, certo. I semi, le foglie, gli steli, tutto. Però del finocchio invece si consuma la parte carnosa. Pensa che io questo ricordo dei semini di finocchietto, presumo fosse quello, c'erano le nonne che si trovavano nei pomeriggi e praticamente fumavano, facevano delle sigarette con la carta dello zucchero, per dire, con i semini dentro, fumavano quella cosa lì, non so perché. Ma forse aveva questo sapore, ma perché ha sì. Questo sapore assomiglia un po' all'anice, esatto, è l'anetolo, bravissima. L'anetolo che contiene, che gli ecco, dà quindi avete sapore. Capito, insomma, grazie alla nostra amica Eleonora abbiamo scoperto qualcosa di nuovo. Buon lavoro a Eleonora Buratti. Grazie. E buon lavoro a noi, perché adesso si ritorna a cucinare.